la possibilità di trarre reddito. Negli ultimi anni siamo intervenendo delle situazioni, una legislazione diversa, un modo di impostare in maniera diversa il welfare, sono abbastanza poco speranzoso che questo possa succedere. Parla il direttore responsabile di ente locale, che è una testata giornalistica che riesce ancora tutti i mesi a pagare tra giornalisti, webmaster e commerciali 14 stipendi. Quindi siamo una realtà abbastanza rara e la fatica sta diventando sempre più immane. Ecco, noi abbiamo cominciato, come dicevo, l'avventura di mente locale 15 anni fa e a dicembre faremo una grande festa. Ma come dice Andrew Keane, che è stato a Milano due o tre settimane fa invitato da Media Guru, c'è poco da festeggiare. La rete sta creando nuove povertà. Tutti scrivono contenuti gratis per i social network che rendono ricchi pochissime persone. Anche nella Silicon Valley, come ha detto Andrew Keane nella recente intervista che ha rilasciato anche a noi come ente locale, nella Silicon, che è il regno della rivoluzione digitale, i disoccupati stanno aumentando a migliaia. Ecco, ero felice, era bellissimo il mio lavoro, e stavo scoprendo un mondo nuovo. 15 anni fa, nel 2000, eravamo anche dei pionieri, però ora sono preoccupata perché non vedo soluzioni veloci alla spartizione del bottino da parte dei grandi protagonisti della rete, che sono Google, Facebook e fratellini vari. Tutti quanti noi produciamo contenuti di qualità, loro fanno più approfondimento culturale in senso stretto, noi cerchiamo di dare anche informazione più veloce della notizia, della presentazione del libro, facciamo anche la recensione, ma cerchiamo di anticipare tutti gli eventi per fare in modo che la gente appunto partecipi a questi eventi, che siano mostre di arte contemporanea, che siano, diciamo, abbastanza generalisti nel settore cultura e tempo libero. E tutti hanno questo problema del confronto con questi grandi protagonisti della rete. Non credete che il Corriere o Repubblica non abbiano questo problema, non crediate che, per dire, una delle testate locali più importanti, perlomeno con più giornalisti professionisti, che è il generalista come Varese News, non abbia questo problema del continuo confronto con i social. Perché sapete come sono le pagine dei giornali, no? Sui social tu c'hai la tua pagina, posti le tue notizie, ti inventi fotografie accattivanti per far vedere la gente sulla tua pagina, e a fianco ci sono le pubblicità di Facebook. Queste persone lavorano, le paga l'azienda, e mettono contenuti su Facebook, e Facebook ci fattura sopra, non restituendo niente in cambio, oltre che la visibilità. Il lavoro culturale è una realtà completamente indipendente, nasce dalla condivisione di un'intenzione di una rete di giovani uomini e donne che hanno studiato all'Università di Siena e prende vita grazie ai finanziamenti inizialmente dell'Università di Siena. Dopodiché, come crescono le persone, cresce anche il lavoro fatto assieme e finisce per essere quello che è oggi, cioè uno spazio di approfondimenti online che non percepisce alcun tipo di finanziamento. Il lavoro culturale decide di stare all'interno della rete, dove il tempo ha mangiato qualsiasi possibilità di approfondimento e quindi di elaborazione, di strappare questa velocità e di creare uno spazio di riflessione maggiore, perché la rete è zeppa di cose che camminano molto velocemente e che stanno molto sulla qualità, attualistiche. Per cui difficilmente si riesce a raccogliere qualcosa che poi produca riflessione effettiva e che produca la modificazione della realtà in cui stiamo. La sensazione è che la cosa a cui giriamo attorno, più che capire in che modo rendere sostenibili queste realtà, dobbiamo un po' capire in che modo ricalibrare il nostro modo di riconoscere il valore delle cose. Perché se continuiamo a rincorrere la pubblicità che più può darci possibilità di avere i soldi per pagare gli stipendi, oppure il canale più conveniente per poi poter avere accesso ad una forma di finanziamento più esosa di altre,
rischiamo di perdere di vista il valore che invece sta nel lavoro che facciamo noi, che è un valore che viene da una sorta di imperativo a cui non, molti e molte di noi non riescono a prescindere, che è quello verso la qualità della quotidianità e delle riflessioni che vengono fatte del mondo in cui si abita. Non vedo per quale motivo, se mi piace fare una cosa, la so fare bene, io devo rinunciarci. Anche perché se sono messa nelle condizioni di poterlo fare bene, lo faccio ancora meglio. Per cui io penso che sia il più valore necessario trovare forma di sostenibilità per questo tipo di lavoro e di realtà. Il giornalismo culturale, come noi l'abbiamo conosciuto, è legato a questa fase storica, a una fase storica particolare del capitalismo, ed era una fase storica in cui, nonostante la produzione culturale avesse la forma di merce, valevano una serie, come dire, di sospensioni, cioè alcune cose, alcune, benché fossero sempre dentro questa logica di tipo capitalistica, si annetteva un valore superiore a queste e quindi si godeva di un sistema di, come dire, di eccezioni. La logica attuale ha spazzato via questo tipo di logica, il lavoratore intellettuale come lavoratore intellettuale non è più accettato dal capitalismo e viene sostituito con personale di altro tipo, eccetera. Questo lo si può vedere in tanti settori. Allora, che cosa succede per passare dal piano della teoria? A un certo punto è successo che nei giornali editoriali, nei giornali stampati, le recensioni non sono fatte secondo logiche culturali, le recensioni sono fatte in misura del numero di spazi pubblicitari comprati dai grandi gruppi editoriali. Perché è così. È inutile che stiamo, qualcuno nel centro-destra di Pirla che lo dice, sono io, però la realtà è questa. E semplicemente questi blogger hanno svolto un ruolo di attivazione di un dibattito culturale. Se esce una recensione sulle parole e le cose, non esce una recensione perché loro hanno, ci sono, come dire, un tale editore mi ha messo 100.000 euro a disposizione, no, infatti, se esce è perché c'è un redattore delle parole e delle cose che ritiene che questa cosa sia interessante. Questa cosa, anche se non detta, è stata riconosciuta dal pubblico. Il meccanismo di mercato di Facebook è quello di far crescere i piccoli e di spellare i grandi, perché i grandi si immaginano che possano avere le risorse per fare questa operazione. Cioè hanno cambiato l'algoritmo e sono passati dal 15-20% di distribuzione organica al 4-5% di distribuzione organica. E se tu non hai appunto un lavoro di social media marketing che sta nella costruzione del contenuto, tu non veicoli più il contenuto, nonostante tutti si aspettano di trovare sulla propria bacheca il contenuto che noi produciamo, perché sono fan di Libera TV, come possono essere fan di un'altra pagina, invece non lo trovano e ti abbandonano. Noi cosa abbiamo cercato di fare? Però la domanda sulla sostenibilità per noi resta tutta. Cioè di mettere insieme un approccio di costruzione dell'informazione professionalizzata con un approccio appunto di approfondimento, di verifica delle fonti, di tentativo di dare notizia, con la costruzione di un luogo in cui la comunicazione video possa essere più facilmente condivisa, quindi social, in qualche modo socializzata. Cosa manca? La capacità di fare di queste testate e di questi punti di informazione credibilità. Perché la dispersione di cui tu dicevi all'inizio, cioè la parcellizzazione anche sul piano dell'informazione, ha creato la perdita di credibilità dei singoli progetti di comunicazione e di informazione. Come si fa a costruire credibilità? Io non credo che si possa riproporre un progetto precedente, cioè la grande testata che realizza di per sé la credibilità dell'informazione, ma la costruzione appunto di un ecosistema dentro cui si crea un pubblico capace di riconoscere quell'informazione per essere differente e quindi da sostenere. E io non vedo altra possibilità che quella di costruire un ecosistema, ma consapevole, in cui tutti noi riusciamo a passare un messaggio unico. Il nostro lavoro ha un valore. Se questo, un'occasione come questa, questa fiera, consente un rapporto tra quello che mi piace in qualche modo modestamente rappresentare, cioè un mondo polverizzato dell'informazione online e il mondo dell'editoria, diciamo, più tradizionale ma indipendente, il mondo della ricerca culturale e dell'approfondimento culturale in rete, se riuscissimo a fare il sistema, insomma, alternando questo sistema,
per comunicare ai nostri lettori, ai nostri fruitori, che quando vedono una cosa c'è un costo dietro. Cioè quel costo in qualche modo va riconosciuto. Come Doppio Zero abbiamo potuto appurare, abbiamo potuto vedere e toccare con mano da una chiesa che abbiamo fatto l'anno scorso sui nostri lettori come uno dei valori fondamentali che ci veniva riconosciuto, ma che immagino verrà riconosciuto da qualsiasi lettore degli altri blog, è l'indipendenza. Ora, l'indipendenza da sola non fa ancora chiaro, nel senso che però è una condizione formidabile, perché si crei un abito mentale che è disposto a riconoscere il valore e quindi a supportare, a finanziare. Io credo che questo fattore dell'indipendenza e del riconoscimento dell'indipendenza sia un fatto fondamentale. Credo che in sostanza sia assolutamente, come dire, verrà progressivamente fuori, sempre più enfaticamente, sempre più nei confronti chiari, il valore, dell'indipendenza dei progetti culturali che si creano nei blog autorevoli. Ci sarà sicuramente anche una progressiva eliminazione di chi autorevole non è e inevitabilmente una valorizzazione di chi autorevole. Io credo che se ci sono alcune delle cose da limare, e ce ne sono sicuramente, credo che dobbiamo cominciare ad allontanarci da quelli che sono alcuni miti che ci siamo creati o che ci siamo ritrovati addosso in questi anni, questi della presa di parola, il feticismo della libertà della rete. Io credo appunto che i filtri siano benvenuti, una selezione è giusta, si farà da sé probabilmente, ma insomma credo che sia giunto il momento di limitare quella che sono state alcune delle tendenze deteriori, secondo me, del giornalismo culturale e letterario in rete, che sono peraltro presenti anche nel giornalismo culturale e letterario televisivo e cartaceo, nei quotidiani e nei rotocalchi, e che la rete deve riuscire a superare ancora una volta sul piano della qualità. L'aggressività, la polemica, la superficialità sono tutti rischi che corriamo ogni giorno e che dobbiamo cercare di allontanare da noi. Credo che un altro degli aspetti su cui dobbiamo migliorare è quello che diceva anche Giorgio e che è presente d'altronde già un po' nell'impostazione di questo incontro, cioè la necessità anche di fare di creare una comunità intellettuale più forte di quello che non è stato in questi anni. Credo che molti abbiano proceduto autonomamente, credo che appunto proprio in virtù di questa insomma ormai esperienza, maturità che in una qualche misura abbiamo conquistato in questi anni, credo che effettivamente, così come possiamo adesso fare anche un'analisi, un'autoanalisi e un esame di coscienza su quelli che sono stati alcuni limiti della nostra azione, credo anche che sia arrivato il momento di creare una comunità vera e propria e di quindi trovare un modo, questa volta non imprenditoriale ma comunitario, per essere più forti e per dare fondamento più solide al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Infine, anche questo è un punto controverso, troppo poco mercato. In che senso? C'è una cosa che mi ha sempre dato fastidio quando mi è capitato di parlare con editor di grandi gruppi editoriali italiani, mi è successo spesso per il lavoro che faccio, non so se per snobismo, in tal caso ci sono cascato in piedi, o perché è proprio così, ma tutti o quasi tutti mi hanno detto che in realtà per la grande editoria i blog letterari, i blog culturali anche più prestigiosi e più diffusi non contano niente. Ecco, questa cosa, diciamo, proprio sul piano personale mi dà molto fastidio e credo che deve essere un punto d'onore cercare di entrare da attori protagonisti, non solo aumentando, implementando i rapporti con l'editoria indipendente, con la piccola e media editoria, ma cercando stavolta di sfidare anche la grande editoria.